tutta l'estate vedo veramente i luoghi, da quelli più lontani alle centralità. Ieri sono a Milano, oggi sono qua a Caprarica. Credo che derivi un po' da un momento felice che già sta vivendo nel mondo, ma forse direi principalmente in Italia, perché è vero che ci sono tanti concerti, è vero che questi concerti sono seguiti da un pubblico sempre più numeroso. Che ama questa musica, che la sta scoprendo, un pubblico che la sta riscoprendo per certi versi, e credo che questo sia merito un po' di tutti, sia degli organizzatori che delle scuole, delle etichette di jazz, e soprattutto poi di quei musicisti che stanno crescendo e che quindi, come dire, riescano a contraltare bene con quel jazz americano che fino a quegli 15 anni fa, 20 anni fa era in qualche modo il jazz. Io credo che il jazz oggi sia veramente una musica di tutti e sia una musica cosmopolita nel vero senso del termine. Allora, il titolo del nostro disco che esce in tanti paesi del mondo e che viene prodotto peraltro in Italia, seppur da una major come la Blue Note, non è altro che la rappresentazione del fatto che finalmente il jazz è una musica di tutti, è una musica del mondo, e che anche il jazz prodotto in Italia in qualche modo può essere fruito da qualsiasi parte.